La 24esima giornata di Serie A ci proporrà due big match veramente molto importanti per le zone d'alta classifica, ovvero Roma-Inter e Milan-Napoli. Ci saranno anche altre 8 partite che andremo ad analizzare insieme nei prossimi minuti di questo video per estrapolare i migliori pronostici che ci permetteranno di continuare a vincere dopo l'ultimo studio Serie A, dove abbiamo vinto ben 3 bollette su 3. La prima con la proposta di quota 3 pubblicata appunto nello scorso video YouTube, sempre qui sul mio canale, ed altre due che ho pubblicato sul mio gruppo Telegram con il link che troverai qui sotto in descrizione, con la prima proposta incentrata su Frosinone Milan e poi l'accoppiata con le gare di Inter e Roma. Per quanto riguarda questo video, parleremo appunto di tutte le gare di questo fine settimana, proponendoti anche la terzina di quota 3 alla fine di questo video e gestendo insieme anche la parte relativa appunto al money management. Se ancora non mi conosci, io mi chiamo Luigi, sono un investitore sportivo e mi occupo di gestire nel medio e lungo termine dei piani di investimento utilizzando come asset finanziario le sole scommesse sportive. Ti do il benvenuto, il bentornato qui sul mio canale YouTube ed in questo nuovo video. Adesso, terminata questa breve ma doverosa premessa, trasferiamoci su Robet.it per fare il punto della situazione di questa 24esima giornata di Serie A. Allora, eccoci qui su Robet.it, pronti per analizzare insieme tutte le gare di questa 24esima giornata di campionato. 24esima giornata che comincerà venerdì sera alle 20.45 con l'incontro Salernitana-Empoli e si concluderà sempre alle 20.45, ma di lunedì 12 febbraio con Juventus-Udinese. Andiamo con ordine, come al solito partiamo dalla prima gara in palinsesto, ovvero Salernitana-Empoli. Abbiamo le quote dell'1x2 veramente molto alte, sintomo che la gara è da tripla. Abbiamo l'1 a quota 2.50, l'under 2.5, una quota un po' più bassa a 1.63, con il gol veramente le quote molto equilibrate a 1,83 e 1,88. Per quanto riguarda queste due squadre, dobbiamo dire che entrambe cercano punti di salvezza. L'Empoli abbiamo penultimo in classifica a 18 punti, Salernitana ultima a 13 punti e penso proprio che vedremo qualche gol in questa partita. L'under 2,5 a 1,63 comunque rimane per me una delle quote migliori di questa partita, però mi aspetto una gara dove vedremo dei gol, non sarà per me uno 0-0, comunque entrambe proveranno a vincere la partita. Se poi andiamo a vedere singole squadre, abbiamo l'Empoli che dall'avvento di sulla panchina appunto dei Toscani non ha mai perso, ha fatto due pareggi, quello importante anche contro la Juventus, e ha vinto la prima gara in casa, se ben ricordo, contro il Monza per 3-0. Di contro la Salernitana, comunque, se andiamo a vedere le gare in casa, abbiamo la Salernitana che comunque è reduce da 3 sconfitte consecutive, però è dalle ultime 6 gare giocate in casa che la Salernitana trova sempre almeno un gol. E se andiamo a vedere tutte le gare della Salernitana giocate in casa, abbiamo tutti gli esiti over 1,5, sintomo che comunque le gare giocate a Salerno regalano sempre più di un gol. Quindi per questo partito abbiamo, è vero che sta under 2,5 1,63, però c'è questo multigol 1,3 a quota 1,40 che è la stessa quota della doppia chance 1x, perché è vero che l'Empoli magari Nicola il mister tornerà sul campo della sua vecchia squadra che allenava e comunque è stato esonerato, però comunque mi aspetto una gara che potrebbe finire anche 1-1 o magari 2-1 per una delle due squadre. Poi mi aspetto magari non 1-0-0, ma neanche dai 4 gol in su. Quindi questo multigol 1-3 a quota 1,40 me lo vado a prendere. Passando ora alle gare del sabato, abbiamo ben 3 partite. Si inizia alle ore 15 con Cagliari-Lazio. Abbiamo il 2 del biancoceleste a quota 2,10, l'under 2,5 a 1,60 e il no gol a 1,80 come quote favorite di questa partita. Allora, qui dobbiamo dire subito una cosa: abbiamo il Cagliari che è reduce dal 4-0, la sconfitta 4-0 contro la Roma di lunedì scorso, ma un Cagliari che comunque in trasferta non ha mai vinto e comunque la sua salvezza se la sta costruendo in casa. Questa è la classica frase che dico, però è così effettivamente. Quindi mi aspetto un Cagliari che vorrà fare qualche punto contro la Lazio che non sta in formissima. Anche l'ultima partita contro l'Atalanta persa 3-1, veramente ha giocato molto male. E se pensiamo poi che la Lazio comunque avrà l'impegno di Champions contro il Bayern la prossima settimana, ti ricordo comunque che troverai sempre il video studio Coppa Europea, sempre qui sul mio canale a partire da lunedì mattina, massimo tardo pomeriggio. Mi aspetto comunque una Lazio che, diciamo, non dico snobberà questo incontro, visto che comunque il Bayern Monaco per me sarà insuperabile come turno, ma mi aspetto una Lazio che proverà a fare qualche gol e a portare a casa qualche punto, anche perché comunque la Lazio poi affronterà comunque un turno a suo vantaggio. Abbiamo uno scontro Roma-Inter, l'Atalanta che va contro il Genoa, il Milan-Napoli, comunque ecco, in ottica Champions League, in ottica quarto posto, potrebbe fare dei punti molto importanti. Quindi detto questo, mi aspetto comunque la Lazio propositiva che proverà a vincere, a fare i 3 punti. Però diciamo il Cagliari ha spesso subito dei gol in casa. Quindi come pronostico base mi andrò a prendere il multigol 1-3 a quota 1,33. Quindi multigol 1-3 squadra ospite a quota 1,33.
Per quanto riguarda il primo big match di giornata, abbiamo questo Roma-Inter alle 18 con la quota del 2 a 1,87. Anche qui l'under 2,5 favorito a 1,65 e il no goal a 1,80. Allora, se andiamo a vedere le due squadre, abbiamo entrambe le formazioni di De Rossi e di Inzaghi, che sarà squalificato per questa partita, che sono comunque in un buono status di forma. Abbiamo la Roma che reduce da 3 vittorie consecutive con l'avvento di De Rossi in panchina, l'ultima 4-0 appunto contro il Cagliari, ma anche l'Inter che in casa comunque gioca sempre molto bene, ha battuto la Juve ultimamente facendo un allungo per quanto riguarda lo scudetto, per me molto importante. In trasferta però dobbiamo dire che subiscono veramente pochi gol, se ben ricordo solamente 4-5 gol hanno subito e non hanno mai perso, quindi ecco, questa Roma che comunque sta giocando molto meglio rispetto a quella di Mourinho, la squadra di Rossi mi sembra anche un po' più propositiva in attacco. Mi aspetto una gara comunque dove vedremo qualche gol. Questo 2-87 comunque è sempre una quota da prendere con le molle. Qui la Roma comunque in casa con il Milan, diciamo, contro l'altra milanese ci perse per 2-0, per 2-1, e mi aspetto comunque una gara molto simile, ecco, magari 1-0-2, 1-2, con entrambe le squadre che potranno anche trovare la via del gol. Se poi pensiamo però che la Roma comunque avrà l'incontro di Europa League contro il Feyenoord di giovedì, mi aspetto comunque l'Inter che vorrà fare qualcosa in più per vincere questa partita. Quindi, ricapitolando, questo under 2,5 è buono a 1,65, però per me la combo bet x2 più under 4,5 a 1,33 sul sito betflag.it è da preferire, perché comunque mi aspetto, ecco, magari una vittoria di misura dell'Inter, 1-0-2, magari anche se andiamo a vedere gli ultimi precedenti, Roma-Inter ci sono stati parecchi gol, ma va anche parecchi pareggi per 2-2 e dei risultati comunque a favore dell'Inter, quindi mi aspetto comunque una prova convincente dei ragazzi di Inzaghi. Per quanto riguarda l'ultima gara Sassuolo-Torino, abbiamo qui le quote del 2 a quota 2,20, l'under 2,5 a 1,72 e il gol a 1,77. Però qui taglio subito corto, visto che non mi andrò a giocare niente su questa partita, perché abbiamo da una parte il Sassuolo che comunque è terz'ultimo in classifica, deve fare punti salvezza e deve salvarsi in qualche modo, il Torino di contro che ha pareggiato 0-0 contro la Serenità, una gara che se il Torino voleva fare il salto di qualità, vedi come il Bologna, per me quella gara doveva vincerla. Adesso va in trasferta su un campo dove comunque il Sassuolo è in crisi nera, deve fare punti, deve cercare comunque di smuovere la classifica. Tutto questo 2 a 2,20 così come l'under 1,72 veramente non mi fido, e quindi taglio corto e andrò a passare subito sulle gare di domenica 11 febbraio. Per la giornata di domenica si inizierà alle ore 12:30 con Fiorentina Frosinone, qui abbiamo l'1 a 1,50, l'over 2,5 a 1,70 e il gol a 1,78 come quote favorite per questa partita. Dobbiamo dire subito una cosa: la Fiorentina è in crisi, è da 4 partite che non vince, 3 sconfitte e un pareggio, e contro questo Frosinone che in trasferta non ha mai vinto finora in campionato deve fare punti necessariamente per almeno inseguire, non dico la zona Champions, ma almeno il quinto o sesto posto. Per quanto riguarda la Fiorentina, poi comunque, se andiamo a vedere le prossime partite in calendario, è un calendario veramente molto tosto, delle gare veramente anche molto delicate contro il Bologna, l'Empoli, il Torino in trasferta, tutte gare molto complicate che comunque andranno giocate. Poi ci sarà la gara di Coppa di Conference League, però questa gara necessariamente servono i 3 punti, quindi mi vado a prendere questo 1 a 1,50 senza troppe esitazioni. Per quanto riguarda le ore 15 abbiamo 2 partite, Bologna-Lecce e Monza-Hellas-Verona. Per la prima abbiamo l'1 a 1,72, l'under 2,5 a 1,65 e il no goal a 1,75. Anche qui comunque lo stesso discorso vale per il Lecce con il Frosinone che abbiamo appena fatto. Il Lecce in trasferta gioca sempre molto male, fa qualche pareggio ogni tanto, ma di vittorie veramente molto poche, se non nessuna se non mi ricordo bene. La Lecce, Frosinone e Cagliari a non aver ancora mai vinto in trasferta. Il Bologna comunque sta dando prova veramente di grande maturità, e se andiamo a vedere anche l'ultima partita, comunque a dispetto del Torino che magari con la Serena doveva anche vincere per ambire a qualcosa di più, il Bologna ha vinto contro il Sassuolo, perdeva 2-1, ha ribaltato la gara vincendo 4-2 con gli ultimi 3 gol nell'ultimo quarto d'ora, 15 minuti, 20 minuti, e quindi penso che il Bologna comunque tenga il campionato, e anche contro questo Lecce comunque deve arrivare qualche punto. Il Bologna, poi andiamo a vedere il ruolino interno, abbiamo 8 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, solo quella contro il Milan ad inizio campionato, quindi mi aspetto comunque una prova di carattere della squadra di Diego Motta contro questo Lecce che magari anche un punto potrebbe andare bene. In ottica pronostico c'è quella solita combo che mi piace molto, l'1x più multigol 1-4, con qui la quota su Eurobet arriva intorno all'1,38-1,40. Per me me la vado a prendere, ecco, per me si parte dall'1-0, potrebbe starci l'1-1 a sorpresa, ma non penso che il Lecce vada a vincere a Bologna, poi tutto merite mai, ecco, nel calcio. Quindi però ecco, questa quota 1,72 è una quota molto alta, ma la combo mi vado a tutelare anche da un possibile pareggio per 1-1 o 2-2. L'altra gara delle 15 è Monza e la Sverona a quota l'1-2,10, l'under 2,5 nel 68 e molto equilibrio tra il gol e il no gol.
Allora, per quanto riguarda l'Hellas Verona, dopo la campagna di calciomercato che comunque ha ridimensionato molto la squadra comunque veronese, mi aspetto anche qui pochi gol in questa partita. L'Hellas Verona viene da 3-2-1 consecutivi contro Inter, contro la Roma, anche l'ultima giornata di campionato, ecco, anche contro il Napoli, una gara che anche lì stava vincendo 1-0, non è riuscita comunque a chiudere gli spazi, poi il Napoli l'ha ribaltata con il secondo gol di Kvaratskhelia. Anche contro il Monza, comunque il Monza subisce pochi gol in casa. Se andiamo a togliere la gara contro l'Inter dove ha perso 5-1, se andiamo a vedere le altre gare giocate comunque in casa, il Monza è la classica squadra che vince le gare per 1-0, 2-0, massimo che fa il pareggio per 1-1. Ecco, non vediamo tantissimi over 2,5 all'orizzonte e penso che anche qui vedremo comunque non tantissimi gol. L'under 2,5 è 1,68, comunque è una quota giusta perché non è questi under 2,5 a quota 1,60, 1,55. Quindi per me il bookmaker si immagina anche magari qualche gol, magari non uno 0-0, e lo penso così anch'io, quindi mi vado a prendere multi gol 1-3 dell'incontro a quota 1,40 sempre su William Hill, la quota più alta, visto che per me il Monza potrebbe anche vincerla 1-0. L'Hellas Verona comunque proverà a limitare i danni e a portare a casa almeno un punto, anche se per me non sarà affatto facile. Poi alle 18 abbiamo Genoa-Atalanta con il 2-2,05, l'under 2,5 nel 63 e il gol no gol, veramente due pronostici dalla quota molto equilibrate. Per quanto riguarda questa partita abbiamo un Genoa che è reduce da ben 8 risultati utili consecutivi nelle sole gare in casa. Mi aspetto anche qui una gara molto equilibrata, molto complicata, con l'Atalanta che comunque sta facendo molto bene, è quarta in classifica, vorrà comunque continuare a stupire e ad ambire al quarto posto, quindi mi aspetto comunque una buona prova della squadra di Gasperini. Il 2 a 2,05 è una buona quota, non c'è in dubbio, non dobbiamo niente da riferire, però ecco, contro questo Genoa che non perde da parecchio tempo ci potrebbe stare veramente anche un risultato a sorpresa. Però quello che per me, diciamo, è sicuro tra virgolette, tra molte virgolette, è che l'Atalanta per me può trovare almeno un gol in questa partita. Mi vado a prendere quindi il multigol 1-2 squadra ospita a quota 1,55, perché il Genoa è vero qualche gol lo subisce, ma non subisce mai grandi goleate. Comunque la difesa è molto attenta, quella del Grifone, e quindi penso che comunque Girardino preparerà una gara molto tattica, molto equilibrata, molto attenta, con Atalanta che se dovesse vincere per me magari lo farà per 1-0 o 2-0, magari anche un 2-1. E quindi ecco, mi vado a prendere questo multigol 1-2 squadra ospite a 1,55. Poi l'ultimo incontro di giornata per quanto riguarda la Serie A sarà Milan-Napoli. Abbiamo l'1-1,92, il over 2,5 a 1,72 e il gol a 1,62. Allora, per questa partita abbiamo veramente due squadre agli antipodi. Per me, abbiamo il Milan nettamente favorito in casa e l'1,92 è una quota veramente molto alta. Mi aspettavo intorno all'1,85, 1,80, però così non è, e quindi è a maggior ragione una quota da seguire. Per quanto riguarda il Milan, poi comunque sta giocando molto bene ultimamente. Comunque ha fatto delle gare anche soffrendo più del previsto, però comunque l'ha vinta. Guarda l'ultima contro il Frosinone dove ha ribaltato il 2-1 vincendo poi per 3-2. Il Napoli di contro, quelle gare che vince, fa sempre molta fatica, contro la Serie per 2-1 in casa, contro l'Hellas Verona sempre lì, perdeva 1-0 e ha vinto per 2-1. Comunque ecco, queste gare importanti per me il Napoli soffrirà parecchio, a meno che non fa come contro la Lazio che fa, diciamo, difesa assoluta e porta a casa lo 0-0, ma contro questo Milan che comunque ha i giocatori, ha le caratteristiche per far male a una squadra comunque non al top della categoria come il Napoli, per me il Milan, ecco, questa vittoria la potrebbe anche portare a casa. Per quanto riguarda il pronostico, 1,92 è buono, l'over 2,5 anche qui è una buona quota, però mi aspetto anche una gara dove il Napoli potrebbe subire uno o due gol al massimo, quindi in ottica pronostico c'è questa combo bet 1x più multigol 1,5 che paga intorno a 1,40 qui su eurobet.it, che per me è una quota che te la vado a consigliare. Chiudiamo con l'ultima gara, l'ultimo incontro di lunedì 12 febbraio con Juventus Udinese, l'1 a 1,43, l'under 2,5 a 1,80 e il no goal a 1,65. Per quanto riguarda questa partita abbiamo l'Udinese che in trasferta fa moltissimi pareggi, pochissime vittorie, forse una sola l'ha fatta in trasferta o in generale, e comunque la Juventus in casa questa gara deve vincere, deve comunque rialzarsi dopo la sconfitta subita appunto contro l'Inter nell'ultimo turno di campionato, e per me anche se mancherà qualche giocatore importante il risultato a casa lo deve portare. Il pronostico migliore è l'1 ci può stare 1,43, però ecco, questi incontri sono sempre un po' complicati. L'Udinese comunque non è una squadra che, ecco, subisce tanti gol, proverà a fare resistenza, a fare muro, diciamo, in difesa, e il pronostico per me migliore è la combo bet 1x più under 3,5, la quota arriva intorno all'1,40 1,45 come il segno 1, però ecco, anche se la gara dovesse finire 1-1 come quella contro l'Empoli di 2 settimane fa, comunque il pronostico risulterebbe vincente.
Terminata questa prima parte di video con tutto lo studio Serie A di questa 24esima giornata, passiamo ora alla gestione del nostro capitale, del money management, e alla terzina di quota 3 per questo fine settimana. Però prima di andare avanti ti ricordo, come al solito, se ancora non facessi parte della mia community qui su YouTube, che potrai registrarti interagendo con la scheda che è appena apparsa qui sopra in alto a destra, qui sopra infatti alla mia testa, o cliccando sul classico tasto iscriviti che trovi qui in basso, per non perderti tutti i prossimi video che parleranno appunto anche di Champions League, Europa League e Conference League la settimana prossima, e altri video appunto per la Liga, Premier League e molti altri contenuti che parlano appunto di calcio e di investimenti sportivi. Terminata questa breve premessa, andiamo ora a vedere i nostri file Masaniello, il nostro file Excel. Iniziamo appunto la prima cosa dal compendio statistico. L'ultima sessione di investimento abbiamo puntato 74 euro e ne abbiamo vinti 133,80 per un profitto di 59,80 euro. Per quanto riguarda le proposte, come ti ho fatto vedere in apertura di video, abbiamo avuto appunto la terzina con le gare di Frosinone, Torino e Roma vincenti, abbiamo puntato 7 euro, abbiamo vinto 21, e poi due pronostici consigliati su Telegram con il link che troverai sempre qui sotto in descrizione di questo video, che ci hanno permesso di appunto arrivare all'attivo di quasi 60 euro per questo ultimo fine settimana appena trascorso. Per quanto riguarda invece la gestione del Masaniello, andiamo ad aggiornare tutta la situazione insieme. Abbiamo il Masaniello, quello principale, dove ci permetterà di ottenere un profitto del 140% sulla somma spesa investita ad inizio stagione. Andiamo ad aggiornare insieme la situazione. Abbiamo questa doppia combo bet di Roma e Inter, risultata vincente, quindi andiamo a mettere esito 1. E adesso andremo a puntare 22 euro sul prossimo pronostico che troverai a partire dalla giornata di sabato sul mio gruppo Telegram. Quindi, come puoi vedere, le puntate stanno comunque calando di intensità, di capitale, di budget, visto che comunque stiamo quasi arrivando all'obiettivo finale, e quindi andrò a consigliarti altri due pronostici per questo fine settimana. Per quanto riguarda invece la gestione delle multiple, abbiamo all'ultimo esito della multipla che è stato vincente. Quindi, come puoi vedere, adesso abbiamo una puntata di 3,11 euro, visto che comunque abbiamo come nostro obiettivo 13 esiti vincenti. Qui siamo arrivati a 11, quindi da adesso fino praticamente alla giornata numero 36 ci basterà vincere altre due multiple. Per quanto riguarda la gestione di questo Masaniello, però, io andrò a modificare un po' i parametri, quindi andrò ad allungare la progressione, visto che comunque abbiamo anche altre giornate a nostra disposizione e altri pronostici che potremo anche prendere. Quindi, in ottica, diciamo, a medio e lungo termine, andremo ad aggiungere un numero di eventi da aggiungere e un evento atteso. Andiamo a mettere procedi e andiamo a vedere che comunque la percentuale da 2,02 andrà modificata a 2,17, quindi andremo a prendere quel qualcosa in più in termini comunque di interesse sul capitale iniziale di questi 100 euro. Quindi andremo ad aggiungere un pronostico di quota 3 per la 37esima giornata di campionato. La 38esima giornata non la prendo in considerazione e andremo a puntare adesso quindi 7,24 euro rispetto ai 3 euro precedenti, quindi abbiamo comunque aumentato un pochino il rischio, visto che comunque ci sono tutti questi altri pronostici da dover fare fino alla penultima giornata di campionato, e quindi mi vado a prendere questo rischio, diciamo, sempre comunque molto cautelativo, molto, diciamo, giochiamo molto tranquilli, visto che comunque stiamo raddoppiando il capitale, cosa non da poco negli investimenti sportivi. E quindi, ricapitolando il tutto, ti andrò a consigliare di puntare questi 7 euro su questa terzina che vedrai nella prossima slide. La terzina di questa 24esima giornata di Serie A l'ho composta scegliendo l'1 di Fiorentina Frosinone a quota 1,50, la combo bet 1x più multigol 1,5 a 1,40 del match Milan-Napoli, e infine per Juventus Udinese ho selezionato l'1x più under 3,5 sempre a quota 1,40. La puntata sarà di 7 euro come consigliato dal Fermo Masaniello, su una quota totale che su eurobet.it arriva a 2,94 volte la posta. Ed anche per questo video Studio Serie A siamo giunti alla fine. Io ti ricordo, come al solito, che troverai tutta la mia operatività in maniera totalmente gratuita sul mio gruppo Telegram, con il link che lo trovi qui sotto in descrizione di questo video. Poi, qualora non facessi parte della mia community qui su YouTube, ti basterà interagire con questa immagine che è appena apparsa, con un paio di click ti potrai iscriverti per non perderti tutti i prossimi video che pubblicherò da oggi in avanti. Io ti ringrazio per il tuo tempo che mi hai dedicato e noi ci vediamo in un prossimo video.